Una buona serata e benvenuti nell'edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché c'era anche la ricostruzione di una scuola materna ed elementare tra gli obiettivi del piano Abruzzo per la gestione post-sisma del 2009 all'Aquila e nei comuni di Bussi sul Tirino e Bugnara. 7 persone tra pubblici ufficiali, tecnici progettisti ed imprenditori dei comuni proprio di Bussi, Pescara, Popoli, Perugia, Gubbio ed Assisi sono finiti agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea per associazione a delinquere, corruzione, concussione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico, induzione indebita a dare o promettere il servizio di Alfredo Primante. Per quello che raccontano le pagine della nostra inchiesta, è in Umbria che è venuta un'idea di costruire un meccanismo che in un modo o nell'altro, poi alla fine banalmente come sempre, porta a luoghi di appropriazione di soldi pubblici. Era stato denominato Piano Abruzzo ed era un vero e proprio sistema per gestire appalti e fondi destinati alla ricostruzione post-sisma 2009 nei comuni di Bussi, in provincia di Pescara e Bugnara, nell'Aquilano. Un piano portato alla luce dall'operazione Earthquake, condotta tra Abruzzo e Umbria dalla Guardia Forestale e coordinata dalla Procura di Pescara. Imprenditori edili, architetti, commercialisti e tecnici comunali, ai domiciliari sono finite 7 persone, 4 invece risultano indagate. Sequestrati anche 330.000 euro provento dell'attività illecita. La mente del cosiddetto piano Abruzzo, secondo le carte dell'inchiesta, sarebbe Umbra, l'ottantenne ex colonnello dell'esercito Giampiero Piccotti, ideatore di un sistema che doveva gestire circa 29 milioni di euro di fondi pubblici, una parte dei quali poi sarebbero stati deviati in mazzette chieste alle ditte appaltatrici umbre, che in alcuni casi sono arrivate anche al 20% dell'importo dei lavori. Un piano condiviso con l'imprenditore umbro Stefano Roscini, a capo del consorzio GESCOM, secondo i magistrati pronto ad essere applicato anche in altre zone del cratere sismico abruzzese nella città di L'Aquila. Cioè, visto dal punto di vista imprenditoriale, è un efficace pensiero imprenditoriale, peccato che, dice la Procura della Repubblica, ha notevoli risvolti criminali. L'indagine condotta dai PM pescaresi ha preso il via dal racconto di uno degli imprenditori edili umbri coinvolti nelle richieste di denaro, aggiudicatario di 3 gare d'appalto nel comune di Bussi e di Bugnara per un totale di 8 milioni di euro. Il 12% di quei soldi, circa 960 mila euro, sarebbe finito per il tramite del direttore dei lavori in tangenti destinate ai tecnici comunali. Il buon esito dell'istruttoria per la richiesta dei contributi poi, sempre stando all'ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, veniva garantito da un'altra figura centrale dell'inchiesta, il responsabile dell'ufficio tecnico della ricostruzione numero 5 del cratere aquilano, Angelo Melchiorre, che come contropartita avrebbe chiesto il 5% del valore degli appalti, lavori edili gratuiti in una sua abitazione, un'autovettura e l'assunzione di un familiare presso una ditta affidataria dei lavori. Lo stesso Melchiorre che, secondo la testimonianza di un altro imprenditore umbro, avrebbe tentato di turbare la gara pubblica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ricostruzione della scuola elementare materna Clemente di Bugnara, ottenendo come contropartita 10.000 euro in contanti e la promessa di ulteriori 130.000 euro da erogarsi ad ogni pagamento dei SAL. Poiché purtroppo di ricostruzioni spesso parla questo paese, di crolli e di tutto questo purtroppo spesso ci troviamo a parlare, è una normativa che a nostro parere ha dimostrato delle smagliature che hanno in qualche maniera aperto un po' una strada a fenomeni come questo che quindi si potrebbero ripetere. E in merito a questa inchiesta sono arrivate anche le parole del sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, che dice: sono allucinato ma anche dispiaciuto, sapevo dell'indagine ma la davo per conclusa e invece non ho i termini per dire altro. Così ha commentato Lagatta i risultati dell'inchiesta che oggi ha visto arrestato il capo dell'ufficio tecnico Angelo Melchiorre e dice che solo domani potrà fare luce su quanto dice la legge, perché oltre al terremoto il comune di Bussi ha in ballo cose importanti e decisive che passano dentro l'ufficio tecnico e questa vicenda, dice Lagatta, ci mette in difficoltà.
Stiamo alle battute finali per l'acquisto del terreno pulito della Solvay per la reindustrializzazione dell'area. Quello estrapolato dal SIN, abbiamo già gli atti dal notaio e questi documenti deve firmarli l'ufficio tecnico, ossia Melchiorre. E dunque a questo punto non sappiamo cosa fare. Cambiamo argomento, andiamo a Pescara perché l'ex assessore comunale al bilancio e alle finanze Adelchi Sulpizio, uscito dalla giunta Alessandrini dopo il rimpasto, ha fatto oggi un bilancio della sua esperienza politica dicendo di non aver capito il perché del suo siluramento. Paolo Rezzetti. Si è parlato di primo, secondo tempo per questa amministrazione, quindi era una battuta buttata lì, che di solito quando una squadra arranca non va bene, si cerca per l'appunto di cambiare l'allenatore. Non ho mai visto un giocatore il cui allenatore dice gioca bene che viene cacciato, però sono anche la politica è questa purtroppo, però non ci dobbiamo arrendere sicuramente, cercare anche di migliorare questa politica facendo parlare anche di noi i nostri numeri. I numeri sul bilancio che ho dato in conferenza stampa, a cui tenevo tanto, ma non per polemizzare con l'amministrazione, che la polemica è veramente una cosa che è lontana da me e non voglio far passare un messaggio di polemica, voglio soltanto far capire fondamentalmente che il buon lavoro che è stato fatto in questi mesi, e spero tanto che riusciamo a far capire ai cittadini che lasciare il comune di Pescara oggi con 10 milioni 853 mila euro in cassa, quando ne avevo trovato con meno 800 mila euro circa, è un dato importante. Questi sono aver ridotto l'indebitamento, aver ridotto le tariffe della Tari sia per l'attività commerciale su una media del 7-8% che per i cittadini. Questi sono gli elementi che mi danno soddisfazione a me. Lei questa mattina ha detto in conferenza stampa, alla luce di questi risultati non riesco ancora a darmi una spiegazione del perché è accaduto tutto questo. Io non lo so il motivo francamente, però ti dico che è una cosa che non mi interessa nemmeno più, perché avere la vicinanza dei cittadini che hanno capito il senso, avere la mia i numeri che mi dicono hai fatto benino, diciamo così, che hai raggiunto questi risultati in tutti questi punti, sulle case popolari hai assegnato tantissime case, quindi hai tolto tante persone dal momento di difficoltà, hai creato delle abitazioni che noi inaugureremo fra un anno per il ceto medio, che è quello più in difficoltà. Questi sono i risultati che a me vanno dalla mia, poi la vita va avanti logicamente. Andiamo a Teramo perché questo pomeriggio c'è stata una protesta a suon di cartelli contro il sindaco e la sua giunta, protesta messa in scena dai banchi dell'opposizione, dai gruppi consigliari di Partito Democratico Teramo Cambia e il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini, che nel corso del Consiglio Comunale dedicato al Question Time hanno chiesto, esponendo cartelli, le dimissioni dell'amministrazione Brucchi, colpevole secondo l'opposizione di aver decretato la morte della città. Sotto accusa i problemi interni alla maggioranza emersi qualche giorno fa dalle parole del sindaco, che in un'intervista aveva parlato di una gara a chi fa cadere per primo questa amministrazione. I lavori in corso da mesi lungo il centrale Corso San Giorgio, che nei giorni scorsi hanno scatenato l'ennesima protesta dei commercianti e i problemi di una città completamente abbandonata, secondo la minoranza, a se stessa. E torniamo a Pescara perché il consigliere comunale Guerino Testa lancia l'allarme sul porto che senza dragaggio e piano regolatore portuale rischia lo stop. Consigliere Testa, il porto di Pescara rischia di morire, avete lanciato questo allarme, chiedete di nuovo lavori di dragaggio e ovviamente anche l'approvazione del piano regolatore portuale. Ma sul piano regolatore portuale il vice sindaco sta dando rassicurazioni dal mese di febbraio 2015, quindi è passato più di un anno e mezzo e ancora non si vede la luce. Quindi primo fatto molto grave, dove comune e regione stanno dimostrando di svolgere attività altamente mediocre. La seconda è il dragaggio minimo che doveva iniziare già dal mese di luglio, che è stato posticipato mese per mese, ancora non inizia, sappiamo che non è la panacea di tutti i mali, ma ridà quella minima funzionalità. Ma io ritengo che il Comune e la Regione, al di là degli slogan e al di là degli incontri che sono solo di non di sostanza ma di forma a Roma con il Ministro delle Infrastrutture, devono dire chiaramente qual è il futuro del porto di Pescara, quali lavori verranno fatti e la tempistica dei lavori, perché è giusto che la marineria e gli operatori commerciali possono in qualche maniera programmare la loro attività, altrimenti dovranno scegliere altri porti, il porto di Ortona o addirittura porti anche fuori dal perimetro regionale.
operatori commerciali preoccupati anche perché alcune petroliere già non riescono più ad entrare in porto. Quello che più dà fastidio è che loro non riescono assolutamente a programmare, perché non sanno se il dragaggio verrà effettuato o meno, quindi non, loro dicono: se devo aspettare ancora 15 giorni, un mese, un conto; se devo aspettare 2, 3, 4 mesi, il discorso cambia. E la mancanza di chiarezza, la mancanza di dinamicità che questa amministrazione comunale e l'amministrazione regionale, ripeto, al di là degli slogan, non sta facendo assolutamente nulla nei confronti del porto di Pescara. Ricordiamo, infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. Cambia l'assetto del territorio nazionale, cambia l'offerta formativa degli Atenei. A Chieti si è svolto un convegno che ha visto confrontarsi l'ex segretario nazionale della CISL, Raffaele Bonanni, i presidenti delle Camere di Commercio e l'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane. Obiettivo: annullare le distanze e formare giovani con alte competenze. Francesca Romana Testi. Macroregioni come riassetto del territorio nazionale, una via necessaria per l'Italia che deve ripristinare un tessuto economico capace di vivere del suo mercato interno, dando ad imprenditori e giovani un futuro. Negli anni 70 gli italiani sono stati velleitari, hanno costruito un meccanismo di decentramento che non regge con le esigenze dei cittadini e delle imprese di pagare poche tasse. Le regioni sono state il peso maggiore per i cittadini, ma anche per il funzionamento della macchina statale. Bisogna revisionare potentemente quella realtà. Quindi si vuol conservare le spese regionali, devono assolutamente andare a una sintesi e fare macro regioni, in modo tale che ci sia più efficienza, ci sia più responsabilità e ci siano soprattutto meno tasse. Le università oggi si adeguano a uno spazio che non si conta più come distanza percorsa, ma come connessioni che si allacciano per creare nuove alleanze e nuove eccellenze. Restando fermi si può accedere a prestigiosi nomi riconosciuti universalmente e non rinunciare all'opportunità di una formazione di alto livello. Questa è un'università che vuole insegnare ai giovani, lo vuole fare attraverso il sinallagma studio-lavoro e attraverso le nuove tecnologie, logicamente secondo una concezione spazio-temporale di abbattimento totale, perché si può studiare in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. L'università telematica entra nell'immaginario collettivo con delle resistenze oppure riesce ad essere compresa nelle potenzialità? Immaginiamo che Stanford ha appena 20.000 studenti nel campus e ne ha 350.000 attraverso la formazione telematica, quindi ad oggi si può parlare solamente di buone università senza distinguerle tra università private o pubbliche e tra quelle stanziali e quelle online. Orientamento come obiettivo fondamentale per i giovani che devono scegliere il proprio percorso di studio. A Montesilvano si è svolta una 2 giorni dedicata a tutti gli studenti che dovranno affrontare la scelta dell'università da frequentare. Migliaia le presenze e decine gli Atenei presenti ad illustrare la propria offerta formativa. Vediamo. Orientarsi verso il futuro, conoscere gli sbocchi nel mercato del lavoro, avere consapevolezza delle proprie capacità. Un percorso difficile alla luce delle tante possibilità offerte sul territorio nazionale. E così nella 2 giorni dedicata all'orientamento sono migliaia i giovanissimi desiderosi di trovare la propria strada. Aiutare i ragazzi che stanno terminando le scuole dell'obbligo a prendere la scelta giusta di università o di lavoro o entrambi, ecco, questo è l'obiettivo fondamentale. Cosa si vuole raggiungere come obiettivo quando si incontrano così tanti ragazzi? Perché si sceglie di orientarli? Qual è il vulnus? Guardi, ognuno di noi sa che l'esame di maturità è un po' la chiave di volta della nostra vita, il momento in cui cessiamo di essere dei ragazzi, cessiamo di essere i figli di qualcuno e diventiamo persone a tutto tondo, quindi è un momento molto delicato. Vorremmo e vogliamo aiutare questi ragazzi a non sbagliare. In Italia purtroppo si sbaglia molto, abbiamo molto abbandono universitario, molti ragazzi si iscrivono a una facoltà poi la cambiano. Abbandonare una facoltà universitaria o abbandonare l'università tout court è un costo per la famiglia, è un costo per la vita del ragazzo, è un costo per tutta la società che non ci possiamo permettere. Quindi un ragazzo ben orientato che possa fare una valutazione attenta di quali sono le prospettive del futuro è un ragazzo a cui facciamo del gran bene.
Il Comune di Ortona presenta un progetto di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo. Dati alla mano si scopre che l'età dei protagonisti si abbassa fino ai 5 anni. Nasce dunque l'esigenza di sensibilizzare genitori e docenti e le istituzioni che si affiancano per dare il proprio supporto. Bullismo e cyberbullismo. Uno studio rivela che 2 su 3 hanno età preadolescenziale, il 22% appena 5 anni e le vittime nel 30% dei casi attivano comportamenti di autolesionismo. Il 10% invece sviluppa pensieri sul suicidio, un vero allarme sociale che vede scendere in campo le istituzioni che ricordano il ruolo imprescindibile delle famiglie. Ci sono due aspetti, uno che io ritengo quello del privato, che è quello che compete alla famiglia. Vuoi pensare che la scuola e le istituzioni si possano sostituire alla famiglia? Questo è assolutamente escluso, sarebbe gravissimo. Quindi sicuramente ci vuole una grande presenza delle famiglie. Le istituzioni devono crescere i cittadini, cioè devono far crescere noi stessi nelle relazioni che abbiamo all'interno della comunità. Questo è il ruolo fondamentale delle istituzioni. Ma guai a superare il limite, il confine di quello che invece è una competenza assoluta e primaria della famiglia. Il Comune di Ortona da tempo porta avanti un progetto orientato alla sensibilizzazione e formazione dei genitori, alla formazione e consulenza degli insegnanti e alla produzione di laboratori e materiali didattici rivolti agli studenti. Sono 550 i soggetti coinvolti. Molti problemi si risolverebbero semplicemente rispettando gli altri. Io dico banalmente, parafrasando qualcuno molto più in alto di me, si vorrebbe dire rispetta gli altri come rispetti te stesso. Io penso che già questo ci aiuterebbe molto. Fermo restando che ovviamente siamo arrivati a un livello purtroppo di degenerazione tale, favorito anche da quello che è un isolamento quasi autistico dei ragazzi che sempre di più rifuggono il rapporto fisico e si rinchiudono attraverso una comunicazione virtuale che molto spesso non dà probabilmente neanche il senso della gravità delle cose che si fanno, perché non si vedono le conseguenze, non si vede magari il bambino che viene colpito, non si vede la reazione di questo bambino, cioè quanto dolore si può procurare. Ci spostiamo all'Aquila adesso, dove nonostante la crisi che colpisce le istituzioni arrivano contributi per le istituzioni culturali. Daniela Rosone. Il Comune dell'Aquila ha approvato di recente la concessione di contributi 2016 alle associazioni di istituzioni culturali. In base al regolamento sono stati concessi benefici economici ad associazioni senza fini di lucro per la promozione del territorio in termini civici, culturali e di sviluppo. Le somme stanziate vengono divise per categorie, quote associative, contributi ordinari pluriennali ed annuali e contributi straordinari. Il Teatro Stabile d'Abruzzo ha ricevuto un importo pari a 103.000 euro circa, la Fondazione Università una somma pari a 10.000 euro circa, l'associazione CIDAC una somma pari a 3.100 euro. Al contributo destinato al Teatro Stabile d'Abruzzo va inoltre aggiunto l'importo di 30.000 euro in seguito all'assorbimento del Teatro di Innovazione Nuovo con le sue attività. I contributi ordinari pluriennali riguardano le istituzioni che godono del riconoscimento ministeriale, mentre i contributi ordinari pluriennali si riferiscono a enti, istituzioni e associazioni con sede nel Comune dell'Aquila che svolgano con regolarità un'attività annuale culturalmente rilevante per il territorio da almeno 5 anni. Nella prima sezione troviamo l'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica con 40.000 euro circa, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese con 53.000 euro, l'Associazione Teatro Z con 3.000 euro, l'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti Barattelli con 27.000 euro circa, i Solisti Aquilani con 16.000 euro circa, l'Associazione Culturale Motion Gruppo Fenix con 3.000 euro, l'Associazione L'Idea di Clev con 3.000 euro, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia con 25.000 euro. Nel capitolato dei contributi ordinari annuali troviamo invece il Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica con 9.180 euro, l'Associazione Gli Archi del Cherubino con 9.000 euro circa, l'Associazione Quarto di Santa Giusta con 7.000 euro circa, l'Associazione Corale 99 con 7.000 euro circa e l'Associazione Dental Salmo con 7.000 euro circa. Così le ripartizioni degli impegni di spesa che gravano sui rispettivi capitoli di bilancio. Le quote associative per un costo complessivo pari a 116.000 euro circa, i contributi ordinari pluriennali per un costo complessivo pari a 170.000 euro circa e i contributi ordinari annuali per il costo complessivo pari a 40.000 euro.
Nell'ambito della 21esima edizione del premio Paolo Borsellino, questa mattina all'Ipsar Alberghiero è stato presentato il libro Tutti gli uomini del generale di Fabiola Paterniti. Professoressa Di Pietro, oggi c'è questo importante appuntamento qui all'Alberghiero, si parla del premio Borsellino. Quanto è importante insegnare a questi ragazzi la cultura della legalità? Sicuramente oggi è il primo appuntamento del premio Borsellino per quanto riguarda la città di Pescara e per noi rappresenta un momento estremamente importante, perché diffondere la cultura della legalità è la premessa per poter costruire dei cittadini migliori, e la scuola io credo che sia il luogo deputato proprio a parlare di integrità, di legalità, di lealtà, di correttezza e di rispetto degli altri. Io direi che l'educazione alla legalità è veramente il macro obiettivo dell'azione formativa ed è trasversale a tutti gli indirizzi e a tutte le discipline. Ma quello che è fondamentale ed importante del valore del premio Borsellino è che qui si affronta il tema della cultura della legalità facendo riferimento alle opere, alle azioni, quindi agli esempi, alle testimonianze di persone che hanno vissuto questi fondamentali valori, ideali, e li hanno vissuti nella vita quotidiana, perché più delle affermazioni di principio, più delle enunciazioni teoriche, per i nostri ragazzi ciò che conta è l'esempio concreto. Solo l'esempio di persone che hanno dato valore al significato al termine legalità, solo questo esempio può diventare un modello positivo di comportamento per i giovani. Torniamo in provincia dell'Aquila, perché inizia dalla popolosa Paganica il tour delle frazioni e dei quartieri per la presentazione del piano di protezione civile comunale. Giorgio Alessandri. Parte dalla frazione più popolosa del capoluogo, quella di Paganica, il ciclo di incontri pubblici promossi per far conoscere e diffondere dalla popolazione il piano di protezione civile comunale. Venerdì 14 ottobre alle ore 18 presso il centro civico di Paganica verrà illustrato lo strumento messo a punto nel 2015 per far fronte alle emergenze in caso di calamità. Dicevo in conferenza, saremo da apripista a questa iniziativa che riteniamo fondamentale per il nostro territorio. La sicurezza to cure, quindi a 360 gradi, ci interessa non solo per quanto riguarda la sicurezza stradale, che dicevo è prioritaria, ma anche la sicurezza per tutto ciò che riguarda l'esigenza di avere l'opportunità di proteggere la popolazione da un territorio che, come conosciamo, pieno di rischi. I rischi più importanti per il mio territorio in particolare sono il rischio idraulico, il rischio idrogeologico e il rischio sismico, che ormai è noto ai più. Fine settimana poi dedicato alla sicurezza e alle buone pratiche da attuare di fronte alle emergenze, con la manifestazione Io non rischio, promossa dal Dipartimento di Protezione Civile. In 5 angoli della città, da est a ovest, volontari ed esperti forniranno suggerimenti e consigli utili da seguire nei momenti di emergenza per non farsi prendere dal panico e reagire di fronte ad eventi tanto inattesi quanto potenzialmente catastrofici. Allora, in questi due giorni, il 15 e il 16 ottobre, saremo presenti nel nostro comune in 5 piazze distinte con la campagna Io non rischio. Questa campagna ormai è arrivata alla 6ª edizione e vede la collaborazione del Dipartimento Nazionale insieme ad ANPAS, agli NGV, Cines e Reluis. Quindi, oltre ad un'informazione più che altro pratica che possiamo dare noi come volontari, con dei consigli, con delle buone pratiche, ci sarà anche del materiale informativo e più tecnico. Avremo anche la presenza di mappe interattive, di materiale di informazione che viene appunto prodotto dagli enti istituzionali. Avremo quindi in questi due giorni l'opportunità di diffondere questo materiale alla popolazione. Le piazze saranno strutturate tutte quante con materiale esplicativo e la popolazione avrà il coinvolgimento diretto, essendo seguita da dei comunicatori formati per l'appunto su tutto quanto la campagna. E domenica appuntamento a Civitella del Tronto nell'ambito della 5ª edizione di FAI Marathon, evento nazionale realizzato dai gruppi FAI Giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi Ricordiamoci di Salvare l'Italia, attiva fino al 31 ottobre. Vi aspettiamo domenica 16 ottobre a Civitella del Tronto dalle 9 alle 18 presso tre tappe, che sono Santa Maria dei Lumi a Civitella del Tronto, l'Abbazia di Santa Maria in Montesanto e Villa Verardi a Villa Passo. Oltre a queste tre tappe, di cui una è ad esclusivo ingresso dei tesserati FAI, ci sarà un trekking organizzato dal
CAI, dai volontari del CAI di Teramo. Vi ricordiamo inoltre che durante questa giornata sarà possibile accedere con un ingresso, diciamo, ridotto al Museo NACT di Civitella del Tronto e alla visita Wild della Fortezza. Ci saranno inoltre riduzioni presso i ristoranti convenzionati. Il FAI è comunque sempre molto presente a Civitella del Tronto. L'ultimo evento c'è stato quest'estate con il progetto Puntiamo i Riflettori e ha organizzato una bellissima serata suggestiva alla Fortezza. I fondi raccolti in quell'occasione hanno permesso il recupero e il restauro di una tela che è stata scoperta poi per caso nella chiesa di San Lorenzo. E quindi ecco, è importante sottolineare l'azione del FAI, che comunque fa progetti ma alla fine poi concretizza in modo pratico appunto questa che è la raccolta dei fondi. Anche perché questa giornata sarà anche l'occasione, una nuova campagna di raccolta fondi per eventuali e nuovi progetti del FAI. Apriamo adesso la pagina di sport, perché sarà Domenico Celi di Bari, l'arbitro dell'anticipo di sabato pomeriggio alle 18 dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara tra i biancoazzurri di Massimo Oddo e la Sampdoria. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato da Matteo Passeri di Gubbio e Luca Mondin di Treviso, oltre agli addizionali Banti di Livorno e Martinelli di Roma 2. Nel Pescara la buona notizia è rappresentata dal recupero di fatto di Jean-Christophe Baybeck, fermo a causa di una virosi intestinale, ma che sembra totalmente recuperato e a disposizione per la partita contro i Blucerchiati. Notizie un po' meno positive da Ugo Campagnaro, ancora alle prese con un lavoro di tipo differenziato. Oggi allenamento pomeridiano alle 15 sul campo del Poggio degli Ulivi. In caso di forfè da parte di Campagnaro, cioè potrebbe esserci l'utilizzo di Andrea Coda, che ha pienamente recuperato e sabato scorso nella partitella in famiglia contro la Primavera è rimasto in campo per tutto il match. Sul fronte blucerchiato invece allenamento al Mugnaini di Bogliasco, in gruppo è rientrato anche l'esterno brasiliano Dodò. Krajnc, Skriniar, Bruno Fernandes e Schick hanno svolto una seduta più leggera rispetto ai compagni, al pari di Edgar Barreto e Angelo Palombo, che è stato colpito da lombalgia. A riposo invece precauzionale il portiere Emiliano Viviano a causa di un raffreddore, e invece l'ultimo dei nazionali sampdoriani della formazione di Giampaolo, Luis Muriel, ha svolto una seduta di scarico perché è stato l'ultimo dei nazionali a rientrare a Genova. Per quanto riguarda invece la Team Cup, quindi discorso all'ater rispetto al campionato, il Pescara il prossimo 30 novembre giocherà a Bergamo contro l'Atalanta alle ore 18. Questo è il calendario dunque degli accoppiamenti delle squadre che si affronteranno nella competizione nazionale. Dunque il 30 novembre Atalanta Pescara alle ore 18. Rivincita del di fatto sarà un impegno molto complicato per il Pescara contro la squadra di un ex come Giampiero Gasperini. Scendiamo adesso in Lega Pro. Teramo sabato pomeriggio impegnato sul campo del Venezia di Pippo Inzaghi. Oggi ha parlato il tecnico biancorosso Federico Nofri, lo ascoltiamo. Sales è disponibile perché non... ormai il ragazzo credo che abbia acquisito anche una condizione fisica importante, perché sono più di 20 giorni che si allena con noi, dunque è a disposizione, quindi può scendere tranquillamente in campo. Gli altri adesso dobbiamo valutare quello che anche che dicono i dottori, perché Carraro formalmente sta bene, però l'infortunio suo è stato solo trascendito da parecchio, ancora c'ha qualche risentimento, ma a livello medico diciamo che è a posto. Jefferson oggi veniva valutato perché ieri nel corso della partita ha sentito un piccolo fastidio al bicipite femorale, dunque dobbiamo monitorarlo insieme ai dottori. Credo che di tre sia quello più in dubbio per la partita di sabato. No, la svolta per fare una vittoria fuori casa, è ovvio che nella mia gestione fuori casa non siamo riusciti mai a vincere, sicuramente andiamo a giocare su un campo difficile, perché quello del Venezia è additato da tutti come squadra insieme al Parma più competitiva per ottenere la vittoria del campionato, dunque ci aspetta una gara difficilissima, noi dobbiamo cercare di interpretarla bene
e di riportare punti, perché alla fine la nostra classifica comunque sia ancora oggi è deficitaria e dobbiamo dare seguito ai quattro risultati consecutivi. Durazio è un giocatore che può secondo me interpretare sia in una difesa 3, il terzo a sinistra, perché è un giocatore che ha una tecnica individuale eccelsa, è un giocatore secondo me che ha grandi qualità di corsa, di tecnica soprattutto, di visione di gioco, e quindi può sicuramente lavorare sia da terzo che da quarto. Poi Di Paolo Antonio è un giocatore che ha ritrovato secondo me una condizione, non dico ottimale, però ottima, e quindi anche lui, come dicevo prima, potrebbe essere un giocatore che può partire dall'inizio, perché poi io sono sempre un allenatore che cerca di mettere in campo giocatori che da quel punto di vista possano darmi garanzie, oltre quelle tecniche, ovvio. Pescara domenica ospiterà la 16ª edizione della Maratona Dannunziana organizzata dalla WISP Abruzzo. Vincente ancora una volta il binomio sport-solidarietà. La Maratona Dannunziana rappresenta uno degli eventi più importanti dello sport per la città di Pescara, un grande evento che coniuga sport, solidarietà sociale e importante anche da un punto di vista ambientale, perché le strade del centro di Pescara saranno chiuse al traffico durante la manifestazione. Io credo che la Maratona Dannunziana rappresenta uno degli eventi clou delle manifestazioni sportive che si organizzano a Pescara. È la 16ª edizione, quindi questo a significare il grande valore che sta assumendo nel tempo, non solo dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della qualità dei partecipanti. Questo a significare anche il percorso evidentemente scelto in maniera oculata dagli organizzatori. Il nostro piacere è anche legato al fatto che si riescono a coniugare tante cose, perché quest'anno ancora di più rispetto agli altri anni c'è una grande valenza anche sociale, e il comune anche parteciperà in qualche maniera, perché cercherà di sensibilizzare la cittadinanza all'affido familiare, che è uno strumento molto importante che noi dobbiamo cercare di far conoscere di più a tutela dei bambini e delle famiglie che affidatarie. Ma poi voglio dire, sono presenti anche tante altre associazioni che operano nel sociale, per cui connubio sport sociale, devo dire che credo che sia quello che fondamentalmente a noi interessa. Ringrazio la WISP che in ogni caso è sempre presente in queste iniziative, e quando c'è una finalità sociale dà sempre segnale della sua presenza, e per noi, voglio dire, è importante ed è un partner significativo per quanto riguarda le nostre attività. 16ª edizione della Maratona Dannunziana, una manifestazione che cresce anno dopo anno. È partita un po' in sordina, adesso sta crescendo, ma la cosa bella è che cresce veramente un po' su tutti i settori. Potremmo dire si chiamava Maratona di Pescara perché è partita proprio da un evento agonistico, adesso sta diventando la Dannunziana proprio in assoluto, perché sta crescendo molto sul sociale, cresce molto la partecipazione dei pescaresi, diventa sempre più pesante anche la gara dei bambini, che comunque sia una gara vera e propria, riusciamo a premiare tutti sul palco, quindi un evento nell'evento. E questo era anche il nostro ultimo servizio, e vi ricordo questa sera a partire dalle 21 l'appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Il TG6 invece torna puntuale questa sera alle ore 23. Buona prosecuzione di serata.